L'ispirazione è stata modellata in modo sartoriale, bespoke, sai, c'è questo concetto di fare intorno a che è molto interessante, partendo dal logo di Adidas del trifoglio che ha la caratteristica delle tre punte. E l'idea nasce da un'esperienza di ragazzino, quando ricordo che portavo la mia bicicletta a gonfiare le ruote dell'unica officina dove si lavorava il ferro, che avevano questo compressore, e mi ricordo che questo signore, quando doveva pulire per terra gli avanzi del materiale ferroso che veniva tagliato, invece di usare una aspirapolvere usava una calamita e raccoglieva questa polvere. E la cosa interessante è che quando raccoglieva questa polvere i grumi venivano fuori a punte, e quindi ho pensato: caspita, aspetta un attimo, perché le tre punte del trifoglio e quelle punte possono avere qualcosa a che fare. L'idea nasce da questo. Poi abbiamo cominciato a sviluppare il concept. Sai, quello che abbiamo usato in fondo è tecnologia industriale disponibile a tutti, basta andare in internet, si trovano, cioè, voglio dire, non è un'invenzione quella di far muovere dei liquidi, è una cosa abbastanza diffusa, però noi l'abbiamo realizzato in un modo assolutamente importante da un punto di vista di imponenza, cioè l'architettura tecnologica che c'è dietro questa installazione è molto complessa. Difatti, invece che movimentare piccole quantità di liquido, siamo riusciti a fare delle forme notevolmente grandi. Quindi è una storia che viene dall'infanzia, tutto sommato, e che mi sembrava molto giusta per parlare di Adidas. Liquidità, sai, la liquidità è una magia, è un sogno, è tutto e niente, evapora, torna a essere solido, va e viene, quadrato e tondo, insomma, un gran privilegio. Trattandosi di una installazione cross-mediale, usa più linguaggi per parlare poi dello stesso concetto, e penso che per interpretare un marchio così... Non vorrei dire giovane, vorrei dire contemporaneo, che riesce a rinnovarsi. In fondo noi stiamo celebrando il 60° anniversario e trovo assolutamente attraente il fatto che dopo 60 anni questa azienda decide di essere del momento, contemporanea. Quindi abbiamo pensato di flirtare in qualche modo con tutto quello che in questo momento è del momento, quindi la videoarte, tutta quella, la digital animation, tutto quello che viene fatto con un computer, e metterci dentro anche un po' di un piccolo tocco, perché Oliver Coates, che è il violoncellista della London Sinfonietta, e Mira Kalix, che è per intenderci stata definita da Brian Eno la sua erede, hanno completato questo progetto in tutte le sue forme. Speriamo di aver fatto anche qualcosa, non dico in più, ma di diverso, perché poi alla fine il nostro tema guida è Celebrate Originality. Ci sembrava assolutamente una cosa, soprattutto in questo momento di grande depressione, non solo finanziaria. Ritengo che l'originalità sia forse una delle poche chiavi di accesso a quello che sarà. Perché se ci pensi bene, il postmoderno è finito, ma dopo il post cosa verrà? Cosa c'è dopo? E noi abbiamo fatto, insomma, del nostro meglio per...